realizzato in stile déco. Pesce fresco, gamberi, granchi, oro. Tutta questa roba qui è realizzata qua dentro. Hola, benvenuti a... Vieni. Devo prendere l'aiuto da casa perché ho difficoltà. Ok, mi sono servito un attimo di un guidatore di tuk-tuk perché il nome di questa città per me è impronunciabile. Fatto sta che mi trovo in Cambogia, dove quello che è alle mie spalle adesso potrebbe sembrare uno sterile e triste edificio senza anima, in realtà durante tutto il giorno si trasforma completamente, diventando un qualcosa di unico, pieno di persone, di colori, ma soprattutto pieno di contrasti. Questo contenuto è per raccontarvi di questi contrasti. Cominciamo. Partiamo dal presupposto che in Cambogia, se voi avete bisogno di qualsiasi cosa, c'è qualcuno che ve la può dare. In che forma? In forma... Dammi un attimo, Jimmy, dammi un attimo, ok. In forma di baracchino. Grazie, Jimmy. Prendiamo una banana così, almeno. Hai te qua banana? No. Ci sta a pagare i cameraman, anche se le banane non le volevo. Quindi, per ogni cosa che volete, c'è un baracchino che ve la può dare. Che sia pentole, cibo, vestiti, attrezzi. Se volete andare in un posto specifico dove c'è tutto, dove andate? Andate nel market della città, che è sta roba qui. Allora, questo posto, che è un posto letteralmente incredibile, anche perché non esisterebbe se non ci fosse stata l'influenza francese, in particolare la Cambogia insieme al Laos, dal 1806 fino al 1940 qualcosa, era una colonia francese. E questa roba qui che vedete fa parte di tutta una serie di strutture di market create in Cambogia, in alcune città, realizzato in stile déco da due architetti francesi. Quindi quello che faremo oggi è vedere tutte le cose che si possono trovare, anche perché questo è praticamente il centro commerciale della città dove mi trovo attualmente. Cioè, non c'è altra roba, c'è questo. Ringraziamo la signorina. Grazie, Okun. Esploriamo questo edificio francese di Art Deco. Allora, devo dire la verità, è un po' tardi perché sono quasi le 3 del pomeriggio e le attività intensive sono un po' agli sgoccioli. Fatto sta che all'ingresso c'è tutta la parte di cibo che si divide tra bestiame, pasta e, cosa importantissima, il pesce fresco, che è sta roba qui. Come mai è importante questa cosa? È importante perché in Cambogia è difficile trovare delle aree refrigerate, perché non ci sono i freezer, probabilmente per gli alti costi e tutta una serie di cose, quindi usano il ghiaccio a go-go. Pesce fresco e ghiaccio. Gamberi, granchi, polipi, vongole. Non sono vongole, però va bene così. Poi c'è il reparto degli essiccati, che è un altro modo per conservare le cose, dove gli odori si intensificano sempre di più, che troviamo pesce di tutti i tipi in tutte le salse possibili e immaginabili. Però la cosa incredibile di questo market qui, che mi ha letteralmente stupito al di là di tutta sta roba, è che oltre a tutti questi reparti qua è il fatto che all'interno c'è una raffineria. Vedete, tipo questo è un fruttivendolo, macellaio, è frutta, verdura, ortaggi di tutti i tipi. E tutta questa zona qui si estende per tutto il mercato. Invece, addentrandoci in questa zona qui, troviamo tutta la roba, diciamo, di casa. Una delle cose più assurde sono i soldi finti. Tra l'altro, senza il facsimile. Questi qua non è che sono illegali, sono proprio illegalissimi. Cioè, non dovrebbero proprio esistere. $100 sono uguali. Che posto! Veramente, se cercate qualcosa, qua non potete non trovarla. Sono un po' come quei negozi di cinesi in Italia che possono essere visti come la borsa di Mary Poppins. Qualsiasi cosa vuoi, cioè. E andando sempre più avanti cambia sempre di più. La cosa figa è che qua dentro, oltre a trovare cose tipicamente del posto, perché non è solito per i turisti venire qui, anche perché è una città un po' dispersa, quindi questo è proprio un market principalmente per le persone del posto. La cosa incredibile è che già passare dal cibo ai vestiti è una roba, ma passare dal cibo ai vestiti ai gioielli è un'altra cosa ancora. Come se non bastasse, la cosa incredibile è che questi gioielli qua sono realizzati qui. Cioè, tutta questa roba qui non viene dall'esterno, è realizzata qua dentro. Cioè, ci sono gli orefici che realizzano i pezzi. Lui tipo adesso sta lucidando un anello. Però la parte più interessante, voglio vedere se la trovo, proprio la parte di lavorazione dei metalli. E infatti ci sono loro che senza nessuna protezione vanno per fondere i vari metalli che poi andranno a costituire i gioielli. Ah no, una protezione se l'è messa, gli occhiali da sole. Lui mi fa impazzire, che da un lato spinge con le piedi
da un altro c'ha il ventilatore, TikTok e metallo fondente. Che roba. Sono proprio curioso di vedere che cazzo fa adesso. Lo stacca, lo mette sul tavolo da lavoro e comincia a modellare. Tra tutte le varie fasi, poi ci sono loro che con i microscopi realizzano i gioielli. E deve essere un lavoro di chirurgia incredibile. Sbagli come mettere una pietra piccolissima, c'è un casino. Cioè, mi sono staccato un attimo e il pezzettino di metallo di prima, che è, penso sia oro, da quella piccola cosa che era l'ha fatta diventare questo bastoncino. Mi fa piacere condividere con voi questa roba, però allo stesso tempo mi sento estremamente in difetto. Cioè, adesso vorrei fare qualcosa, cioè vorrei mettermi con loro e provare a quantomeno a riscaldarlo, il metallo. Veramente sto posto mi ha letteralmente scioccato. Cioè, non riesco a smettere di pensare che c'è gente che raffina il metallo e poi c'è chi lo lavora e incastona le pietre una a una, farli poi diventare gioielli come questi. Un altro reparto interessantissimo è questo qui, dove ci sono queste signore che realizzano gli abiti. Sono qui, tutti questi sono realizzati a mano. Alta moda cambogiana, realizzata in un market di 100 anni fa. Ci sono le signore che un pezzettino alla volta, taglio dopo taglio, realizzano queste opere d'arte. Devo dire la verità, questa struttura è molto utile, però fa veramente molto schifo, cioè a livello proprio visivo. Quindi siamo passati dal cibo fresco, al cibo essiccato, ai venditori di oro, a loro che lo realizzano, poi di là ci sono le persone che fanno i vestiti e qui invece ci sono i vari parrucchieri e manicure, con tutte le signore che vengono qui per farsi belle. Probabilmente pure io potrei venire per farmi bella. Che posto! È una roba assurda. Semplicemente la Cambogia ha un fascino, sta roba senza confini, trovate tutto ed è tutto realizzato a mano. Un'altra cosa pazzesca, ci sono dei posti qua dentro che esistono da quando è nata questa struttura. Esteticamente fa molto schifo, però è estremamente efficiente, cioè nel senso non ha nulla di esteticamente bello, però allo stesso tempo è estremamente funzionale, quindi top. In un paese dove la povertà è all'ordine del giorno, una struttura così dà molte possibilità. Dopo 100 anni è ancora in piedi e viene ampiamente utilizzata. La cosa che mi ha letteralmente scioccato di questo posto è il fatto di poter trovare tutto quello che c'è in un paese, ma raggruppato in un'unica zona. Un luogo di ritrovo dove c'è tutto. E questa cosa è pazzesca. Sicuramente ci avrete fatto caso di tutte le cose che avete visto, sono tutte cose molto artigianali. Anche il fruttivendolo, anche chi vende il pesce, in qualche modo sono tutti collegati da una certa manualità. E questa cosa che può sembrare banale, in realtà se vi fate un giro per la Cambogia è tutta così. È un paese poco industrializzato, è un paese che in passato ha avuto non pochi problemi e che negli anni, passettino alla volta, sta cercando di emergere. Quello che vedete qui dentro in realtà è un po' tutto il paese. Dal mio punto di vista è molto interessante come in un posto di aggregazione unico in qualche modo c'è lo specchio di tutto un paese. Detto ciò, se siete arrivati fino alla fine di questo contenuto e non vi iscrivete al canale, dovete inciampare male. Grazie per aver visto, ci vediamo alla prossima. E che vi devo dire? Va così.